have you learned? Buonasera guys, benvenuti in live, post Pasqua, dopo queste feste pasquali dove qui al sud si è mangiato come pazzi, si ritorna a fare live, si ritorna a fare contenuti e siamo sotto Clan War League ed è tempo di rimettersi sotto a giocare, andiamo subito in game, vamos! Ed eccoci! Devo riprendere un po' la mano, che queste CVL saranno toste, infatti questo mese siamo a campione 2 e questo è il nostro girone di questo mese. Sto aprendo il gioco che ha due giorni praticamente che non gioco, questa cosa già mi rode e dobbiamo riprendere un po' la mano, siamo scesi anche sotto la Lega Leggenda, 4800 coppe, quindi questa sera proveremo a ritornare sulle 5000. Ciao Ares, buonasera, benvenuto. Bene, iniziamo, ci sono tante cose di cui parlare. Ciao Simone, più tardi parleremo anche degli spoiler che sono stati pubblicati sui social ufficiali di Clash of Clans e ne parleremo più tardi. Ciao la Maggie, benvenuto, buonasera. Intanto volevo fare un grossissimo in bocca al lupo per tutti coloro che giocano la prima qualifica per il mondiale. Il portale del torneo lo trovate direttamente in game. Siamo nel primo stage, nella fase ladder, si giocherà fino a sabato. Ci sono tanti team che si sono registrati, si sono iscritti in questo torneo. Ma intanto controlliamo che il code VAMOS sia attivo e andiamo a prendere il pass. Aspetta, ma io non c'avevo il pass. Elio! 22 mesi di amore! Grazie, grazie, grazie. Ma io non c'avevo il pass preso nello shop. Grazie Elio! Thank you, thank you, thank you! Allora, devo prendere il pass. Mi ricordavo di averlo preso nello store, ma evidentemente mi ricordavo male, quindi lo strisciamo subito. Allora, acquistiamo il pass al volo. L'avrei dovuto prendere nello store anche questo mese, ricordavo male. Però intanto lo prendo e via. Acquista. Doppio clic e ci siamo. A posto!
Il pass va preso. Il pass va preso perché ho visto che ci sono degli spoiler importanti, ne parliamo tra poco. Ti piace lo scenario? Ma sai che non ho avuto il tempo di andarlo a vedere. Le skin sono spettacolari. Ma le musiche? Ebbè, il bananozzo, guarda dove l'hanno messo. È bellissimo, è veramente molto molto bello. E qua mi mettono in difficoltà. Qua mi mettono in difficoltà. Che roba è? Sto scheletrino che esce dal portale, bellissimo. Sì, sono d'accordo, Elio. Il pass si prende perché le truppe ci danno il 20% di sconto ed è uno sconto veramente eccezionale. Ma la novità più bella è questa. Ciao Chris, la novità più bella è questa, che nello shop, nelle offerte della settimana con le medaglie degli assalti, finalmente si possono comprare i minerali. Finalmente! Io già un primo giretto gliel'ho dato, ma un altro girettino così prendo tutto. Quanti attacchi fai oggi? Penso che staremo in live un paio di ore e ci faremo anche l'attacco in CVL. Però non mi perdo in chiacchiere e faccio subito la prima hit. Subito, subito, subito. Primo attacco, anche se non essendo in Lega Leggenda, è un attacco che molto probabilmente andremo ad attaccare qualcuno che non ha castello del clan. Salutiamo in chat e andiamo. Ciao Dark Ruses! Welcome, welcome! Ciao il Muga! Buonasera! Ciao Tommy! Benvenuti! Siamo full nero, ma non abbiamo praticamente nulla da fare con il nero se non che possiamo mettere, ora che ci penso. Ah, il pass l'ho preso. Ah, dobbiamo arrivare a 400 punti. Skin la prendo subito. Aspetta. Ok. Prendi tutto qua. E a 400. A 400 sblocchiamo lo slot. E almeno mettiamo a fare le monete della capitale con il nero. Almeno quello, dai. Come siamo combinate per il resto? Prossimo muratore fra un giorno. Abbiamo praticamente fi finito. Mancano due bombette. E vabbè, gli estrattori, quelli sti cazzi, nel senso che si faranno per ultimo, e le mura. Laboratorio c'è ancora qualcosina, però va bene così. Dai. Let's go. Andiamo in mappa. Aspettiamo i vostri video. Mamma mia, ragazzi, io ci avrei idee nella mia testa di video. Ne ho tante. Mi manca il tempo di poterle realizzare. È un periodo veramente busy per me, super impegnato col lavoro soprattutto che mi mette le manette, giuro. Sì, sono siciliano, si sente? Ci sta ancora il gruppo Telegram? Certo, Fabio. Certo che ci sta. Aspetta che te lo vado a condividere. Dove lo prendo? Dalla bacheca su Discord. Ci dovrebbe essere il gruppo Telegram. Beh, aspetta. Dove sei? Dove sei? Ah no, ok, eccolo qui. Eccolo qui, ve lo metto in chat anche su YouTube. Se volete entrare nel mio gruppo Telegram, eccolo qua. No, non sono di Palermo, sono di Trapani, a 100 km, però sì, sono siciliano. Siculo sono. Sono siciliano, anche se il mio accento viene fuori quando mi arrabbio, tipo. Quando mi arrabbio esce la parte siciliana di me. Dai, attacchiamo questo, anche se mamma mia, che basi brutte che ci stanno.
Sera Meddone, vengo da 1,2 kg di fagioli. Ma eri a cena a casa di Bud Spencer e Terence Hill? 1,2 kg di fagioli. Mamma mia, domani c'è, insomma, i fuochi d'artificio a casa tua. Va bene, andiamo qui. Andiamo qui. Le due strategie che sto utilizzando per ora, vado alternando questo spam con la morsa radicale ad un attacco con Queen Walk e radici. Nell'ultimo periodo ci sono stati dei bilanciamenti che hanno ritoccato le radici, però continuano a essere veramente, veramente forti. Qua c'è ottimo valore di Flame Flingers e ce lo andiamo a prendere tutto. Ci svuotiamo l'angolo. Morsa radicale che qua riesce a ricoprire municipio, doppio scattershot, monolito, arco X, doppia invisibilità. Ci sono due torri infernali in pro, quindi a questo lo dovremmo frantumare abbastanza facilmente. Easy peasy. Aspettiamo ancora, non abbiamo fretta di spammare. Qui la macchina d'assedio prende un ottimo lavoro, prende un ottimo valore. Ciao Underteo92, buonasera anche a te. Benvenuto. Siciliana slash americano, dice la Maggie. No, americano no. But I can speak English, but I'm not American, man. I'm not that kind of people. Non sono americano. Ok, morsa radicale. Zagete. Ok, valchirie esterne. Andiamo a pulire. Warden. Ok, qua sta andando un po' tutto a spasso perché la morsa radicale. Ah, l'ho messa troppo presto. L'ho messa troppo presto quella morsa radicale. Ci ho messo troppo presto la gelo, però vabbè. Ciao Fede, buonasera, spero. Mi sono disconcentro. Spera un attimo. Spera un attimo che stavo sto. Gliela combino qua. Gliela sto combinando, no. Non si può failare sta base. Su via. Deve prendere il giusto potassio. Se può non triplare questa. Ok, questa gliela svoghiamo e siamo a posto. Gaetano, buonasera. Un saluto a tutti i cecchini qui presenti. Spero che vi siate iscritti al torneo mondiale. Lo spero vivamente. Allora, questo lo mettiamo qua. Questo famo così. Andiamo a prendere questo però con la furia. E andiamo a bustare. Perfetto. Come sta andando la vostra CVL? Tra parentesi, stasera ci dobbiamo fare il nostro attacchino in CVL. L'uno. L'uno. Non c'è scelta. Questa è la base che dovremo attaccare. Dovremmo attaccare questa base, ragazzi, in CVL. È proprio lei. Bella cancra, bella cancra. Son cazzi. Sta base non. Ah, 42 stelle? Ottimo. GG, mamma mia, che è? Macchina da combattimento, bros. Ok. Qua quella non è pronta e quindi siamo costretti ad andare così. Ah, dobbiamo verificare se hanno inserito anche i miei secondi account in Lega. Quella base va giù da TH. Quindi tu dici ciabattine da TH, presuppongo.
Devo dire, cioè, adesso la andremo a plannare assieme, anche perché una delle cose più belle che mi piace fare in live è proprio quella di andare a fare una valutazione della base, andare a fare un'analisi della base con l'obiettivo di cercare i punti deboli di quel layout. In CVL possiamo plannare, non è come la Lega Leggenda che devi attaccare con quello che c'hai, e quindi andremo a fare un'analisi completa del layout. Sono un po' fuori forma perché non gioco da diversi giorni, da 3 o 4 giorni, visto che sono stato incasinato, però stasera si ritorna sui nostri passi. Allora, andiamo ad attaccare sta base, Queen Walk con le radici. La prima idea che mi è venuta su sta base è fare Yeti Bomb sulla torre infernale ore 12 ed è quello che farò. Probabilmente il castello sarà vuoto, come quasi sempre quando attacchi qualcuno che non è in Lega Leggenda. E infatti anche in questo caso è vacante il castello del clan. Oh no 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 no. Meno male, meno male. Ho avuto timore che la singola non cascasse, che era tra l'altro il mio obiettivo principale. Ok. Meno male, meno male. Sta royalina viene, non viene, che fa? Tanto apriamo qua. Eccola qua la royalina. Che disgraziata l'unicorno si è andata a beccare. Ok. Dobbiamo cercare di mandare la zia dentro, che però non ci stiamo riuscendo. Erroraccio, erroraccio, erroraccio. Erroraccio del meddone. Erroraccio, non so in quanti si sono accorti, avrei dovuto far qualcosa di diverso per mandare la Gwyn dentro. Sto cercando di aggiustare in qualche modo, ma il risultato non è per nulla garantito. Anzi, anzi, non sta andando proprio alla meraviglia, to be honest. Let's see, vediamo un po', vediamo un po'. Ok, penso che lo abbiamo rimesso in carreggiata. Ma meno male che il CC era vuoto, altrimenti lo failavo. Meno male che il CC era vuoto. Ok. Ok. L'abbiamo recuperato, l'abbiamo recuperato. Dovevo usare la invisibilità, Gaeta. La dovevo usare perché sto spaccamuro qui mi sarebbe servito meglio qua. Però vabbè, è andato giù, va bene. Va bene lo stesso. 43 stelle e oggi a campione 1. Mamma mia, volano sberle. Ciao Banana Juice! Buonasera! Buonasera, buonasera. Allora, questo lo possiamo mettere. Qua possiamo richiedere. E ci facciamo un giretto sugli altri account per controllare se siamo in guerra con qualche altro account. Napoleone mi chiede se partecipiamo insieme a Snapdragon. Questa è una. Oh, intanto qua siamo in guerra, quindi gli attacchi in Oh, 34 minuti! Come 34 minuti? Come 34 minuti? Ah, vabbè, TH14. LOL. Ma LOL. Malollissimo.
andiamo, dai. Quando fai questa tripla in GVL? Calma, calma. Io spero di farla. Io spero vivamente di farla. Io ci provo. Ma il risultato purtroppo non è garantito. Ahimè. Qua. Indeciso su che macchina utilizzare, ma vabbè, andiamo sul casermozzo e non ci sbagliamo. Andiamo sul casermozzo e non ci sbagliamo. Ora vediamo, ora la analizziamo sta base. Banana Juice! 21 mesi, mamma mia ragazzi, ma voi vi rendete conto quanto sono 21 mesi, raga? 21 mesi è una vita! È uno spettacolo vedervi abbonarvi per 21 mesi, grazie! Grazie del supporto! Mi emozionate, ragazzi, veramente! Veramente, sono emozionato! Non è mai scontato che qualcuno si sabbi, raga, quindi siete bellissimi. Ciabatta prepotente, vabbè, sul TH14 che gli vuoi fare? Che gli vuoi fare? Mo' devo vedere se c'ho altri account qua. Allora. C'ho Robby pure. C'abbiamo il TH12 pure da fare. Andiamo col TH12. Ma veloci pure. 30 minuti. Andiamoci a fare l'attacco TH12. Quasi 2 anni. È un'eternità. È stato uno spettacolo. Ciao Fenrir, buonasera anche a te. TH12. E dobbiamo attaccare il 7. Ma no, Queenwalk ibrido. Abbiamo Queenwalk ibrido, non è che possiamo cambiare. È quello. Il CC è pieno. Ci proviamo. Che devi fare? Che devi fare? Andiamo. Villaggio abbandonato. Villaggio abbandonato, qua è tutto pieno, tutto full, cassettina di risorse. Acchiappiamo domatori, prendiamo qua e ci molliamo sul 7. Senza super truppe. Quest'anno niente tutorial a TH16, eh? Ne ho fatto uno solo, a dire la verità. Ho fatto solo quello di spam Titane con le guardiane quando proprio uscì il TH16, che poi dopo il problema è che il metagame attualmente va cambiando talmente veloce che bisogna starci dietro davvero tanto. Ma il problema principale non è questo, il problema principale è che non ho avuto letteralmente tempo. Oh, quante nere ci stanno qua. Ok. 12 contro 13. Non succede. Ma se succede. Sto muretto che si apriva. Ma perché si è aperta la macchina?
Ok, adesso possiamo mettere i nostri Doma. Dannato elettrico lì in mezzo. No, abbiamo perso la queen. No, se rimaneva la queen. Se rimaneva la queen. Mannaggia. Era sotto arco X la macchina. Eh sì, sono stato lento che mi sono addormentato. Mi sono concentrato sulla queen che ho mollato totalmente la macchina. ~90% però onestissimo. Essendo un 12 contro 13, abbastanza onesto. Ritorniamo un attimo qua. I TPM Esport di Checco hanno appena perso di una stella contro VN. Mamma mia! Ciao Vladdy! Parliamo di qualifiche mondiali, vero? Aspetta che io qua devo donare. Ragazzi, ci sono i castelli vuoti! Oddio. Le bestemmie. No! Le bestemmie. I castelli vuoti. Porca miseria. Ok, allora, cose che ho messo. Una cacciatrice. E beh, valchiriozze tipo a fiumi. Porca miseria. No, non c'ho manco il pass su sto account. Questo è il quarto clan, ragazzi, abbiate pazienza. Abbiate pazienza. Non c'ho manco il pass, cioè 26 minuti, devo provare a boostare e vedere dove arrivo. Vabbè. In qualche modo faremo. Ricordatemi di ritornare su sto account tra 20 minuti. Mi serve un vostro reminder. Mettiamo il code Vamos anche qua. Che, come vedete, dopo 7 giorni si toglie da solo. Ok. Diciamo ok. Ritorniamo sull'account principale. Talmente forti che il CC non si... Insomma. Siamo pronti? Sì, qua siamo pronti. Quindi prima di guardarci la mappa War, il villaggio War, andiamoci a fare un altro attacco. Che roba è? Ma che roba è? Ah vabbè, che non siamo a leggenda, quindi potrei skippare. Ma non lo skippo, questo gli dobbiamo far male. Gli dobbiamo far male. La domanda è come. Con le ciabatte. Con le ciabatte. Allora, vorrei far attivare le invi. Perfetto. E poi morsa radicale. Ok. Ah, bello sto buco lì.
No, dove vai, King? Oddio. Oddio, che sta succedendo? Oh my god. Che schifo di attacco. Veramente brutto. Brutto, 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 to be honest. Però la base si presta per essere scassata. E quindi prenderà il suo potassio giornaliero, come è giusto che sia. Mettiamo la Queen. E via. Cosa? Aspetta, mi sono perso qualche messaggio. Ciao Maru, buonasera. Vladdy mi chiede: io sono con il mio secondo account in Umbre. La cosa che mi sta sulle palle è che c'è gente che dice: se non mi donate non attacco. No, non... Beh, purtroppo considera che essendo un clan aperto a tutti, c'è di tutto. Ci sono bambini, ci sono ragazzini, ci sono bimbi. Il problema è quello là. Ed essendoci bimbi, ma piano piano crescerà anche quel clan. Allora, torniamo di qua. Andiamo con l'analisi della base. Questo è il villaggio che dovremo attaccare in CVL. La prima cosa in assoluto che noto in questa base è che non ci sono accorpamenti di difese da nessuna parte. Accorpamenti di difese importanti non ce ne sono. Come vedete, arco X, cioè scattershot, è ben distanziato dall'arco X. L'unico piccolo accorpamento può essere torre infernale, arco X, o monolito e torre inferno. Ma tutto il resto è molto largo. Questa è la prima cosa che noto. Seconda cosa, il centro della base è praticamente vuoto. Cioè, non ci sono difese importanti al centro se non l'aquila. Ok. Quindi, non essendoci accorpamenti importanti, diciamo che escluderei zap più qualcosa. Perché le zap si utilizzano proprio dove ci sono gli accorpamenti. Tu tiri giù con le fulmini e la terremoto subito delle difese chiave. Qua, posti in cui fare zap per prendere valore e creare funnel, non ce ne stanno tantissime. Quindi che si fa? Allora, le opzioni sono diverse. Noto che gli archi X sono tutti a terra, tutti e quattro. Noto che i volano sono entrambi puntati verso sotto. Anche questo è un dettaglio da non sottovalutare. Quindi questi due parametri mi fanno pensare che per tristellare questa base, o quantomeno uno dei modi per tristellare questa base, può essere con attacchi aerei, tipo draghi elettrici, tipo super draghi o cose così. Voi mi dite ciambellata al centro, perché voi siete dei maledetti sostanzialmente, mi volete far failare. Io sono fuori allenamento, la Skelly Donut non è il mio forte. Quindi la Skelly Donut, è vero, al centro c'è un ottimo valore di Skelly Donut con Aquila e CC. Però essendo una strategia che io non riesco a dominare, perché non la sto utilizzando, non ce l'ho allenata, quindi la escluderei solo ed esclusivamente per questo motivo. Oh, detto ciò, che alternative ci sono? A parte la Skelly Donut e a parte la dragata?
Sicuramente Queen Walk con radici su sta base può venire. Sono quasi sicuro che viene il Triss anche spammando. Ne sono quasi sicuro. Però diciamo è uno spam che vorrei evitare. Un'idea potrebbe essere quella di mandare il dirigibile tra miniera d'oro e miniera di Elisir, dirigibile qua, aprirlo sull'arco X, stanare il castello del clan e svuotare questo angolo, così da creare un buco, per poi fare una Queen Walk da ore 9 verso il TH. Una Queen Walk che a quel punto, tolto l'arco X, tolto forse anche il cannone a palle rimbalzanti, a quel punto la walkata verso il Muni. A quel punto la walkata verso il Muni è facile. Poi mettiamo il King a ore 12 verso ore 3, con tutte le nostre radici, che una volta tolto il TH, una volta tolto il CC, tutte le radici avranno questo percorso. Quindi Yeti Bomb, partendo da qui, tiriamo via questo settore, poi con la regina iniziamo più o meno da ore 9. Abbiamo stanato il castello del clan ed eliminato il castello del clan con la regina, che salendo e poi entrando verso Muni mi va a prendere questo settore di qua. Re che da ore 12 scende verso ore 3, e come vedete questo canale è il canale che poi andremo a utilizzare per il nostro spam di radici. Immagina Medda vedere di là. Immagina vedere Medda di Lalo. No, non ho già deciso di fare Root Rider. Diciamo che questo è il ragionamento che ho fatto in diretta insieme a voi per trissellare questa base. Credo che questa è proprio super solida come strategia, anche perché la Yeti Bomb è facile e non vai a utilizzare Furia sul dirigibile. La Walk è facile. Oddio, abbiamo beccato un italiano! Fiamme rosse! Lo dobbiamo attaccare questo. Anche se non ha risorse, ma lo dobbiamo attaccare. Eh sì. Lo dobbiamo attaccare. E lo attacchiamo. Che bella base. Quella è... quella si è trovata e quella attaccata. Poi, io vi ho esposto il mio plan, o quantomeno vi ho esposto il mio ragionamento che ha portato a quel plan. Però io sono aperto a altre ipotesi, quindi fatemi fare questi attacchi che adesso ne riparliamo. Sto Flamefingers lì me ne sono già pentito, to be honest. Però ormai l'abbiamo messo giù. Che devi fare? Che devi fare? Non ha manco CC, poverino. Ma poverino.
Ok. GG. Allora, numero di pozze per la Skelly Donut. 4 invisibilità di base, perché non siamo pro player. E poi il numero di scheletri dipende da quanti target vai a individuare. Vamos! Ha triplato Gabo? Grande Gabo! Grande Gabo! GG! Oh, che abbiamo qua? Dopo abbiamo lo spam così e quindi radici. Morsa radicale, ok. Ritorniamo sull'account di là perché dobbiamo donare qualcosina nei CC. Nei CC. Allora, 12 minuti. Sei valchirie ciò. HH qui. Arcerino. HH qui. Con arcerino. Ok, poi. E mastini quanto ne servono? 1, 2, 3. 3 mastini. 4 mastini, 5 mastini, 6 mastini. Porca miseria. Mannaggia. Coi castelli vuoti. Esercito da usare con Skelly Donut? Ci puoi mettere tutto. Puoi fare radici, puoi fare l'alo, puoi fare doma, puoi fare quello che ti piace di più. Qua andiamo di Valkyrie ormai. Devo fare un po' di mastini qua. Vabbè, dai. Stiamo riempiendo, su. Dov'è che serviva il mastino? Luca. Ok. Diciamo che sono quasi pronti. Sto mastinello alla fine non mi serve più. Vabbè. Possiamo levare. Aspetta, però mi servono gli HH. Le valchirie. Ho sballato pure tutto l'esercito. 10 valchirie e 10. Con quante HH? 3? 3 HH. Perfetto. 3 HH, 10 valchirie. Allora, perché sono 11 valchirie? Perché c'è anche l'apprendista, il mini warden. Esatto. Prendista. Ok. Quindi 10 valchirie, 3 HH, apprendista e siamo a posto. Ok. Abbiamo fatto tutto. Elimino tutto e poi uso le gemme. Calma con le stesse gemme. A me le gemme servono. Perché non se ne spreca gemme. Non si spreca niente. Ma qua qualcuno non attacca. Porca miseria. E vabbè. Ok. Ritorniamo sull'attacco in CVL.
Gemme difficili da conservare, esatto. Ne hai sempre meno di 50, guarda zia. Io meno di 500, sotto 500 gemme non ci scendo mai, è proprio la mia soglia sotto cui inizio a spendere 0 gemme. Appena mi metto un target, io faccio sempre così. Accumulo le gemme, esce l'update, inizio a utilizzarle e fino a scenderne fino a 500 gemme. Le spendo sugli artefatti, sugli eroi, su quello che mi serve. Però sotto 500 gemme mai, mai. Attacco CVL, Medda, per aiutare la regina servono due super goblin. Aspè, io super goblin non ne ho, però posso utilizzare i super barbari. Alla fine sono anche meglio. Che tra l'altro i super barbari... Cioè, noi dobbiamo stanare quella torre degli incantesimi veleno. A 500 non ci arrivi. Tu spendine 0 e piano piano le accumuli. Comunque sì, il plan è quello lì, eh. Non penso di cambiare plan. È un plan safe dove non rischio il mono. Altri plan dovrei inventarmeli. Dovrei inventarmeli. Potrei provare a fare gli Edi Bomb su Scattershot anziché su Arco X, però fare una walk più lunga e più lenta e non mi piace. Sì, il piano è quello là, ragazzi. Stani sopra con i cosi che attaccano i reali. Aspetta. Stani cosa? La torre degli incantesimi? La torre degli incantesimi la devo stanare con delle mongolfiere. Poi mi aiuterò con i super barbari. Mi porto fuori il king e ci metto le HH. Le cacciatrici degli eroi. Questo è... Sì, è così. Andrà così. Il plan è quello lì. Ok. Abbiamo plan. Habemus plan. Non so se i ragazzi su YouTube sono d'accordo con il plan che ho illustrato prima. Ma non va direttamente con le cacciatrici. Sì, ma rischio. Rischio che non levo il king. Rischio che la veleno non venga stanata, quindi bisogna fare attenzione a tutto. Non lasciare nulla al caso. Mai. Nessun... Non lasciare mai al caso, raga. Andiamo. C'è la Tesla Farm vicino al TH? Dottore, lei deve far venire le paranoie. Vabbè, non è un problema comunque. È possibile che ci sia una schiera di Tesla davanti al Muni? È possibile. Ma per questo bisogna sempre aggiungere qualche super barbaro in più. Per sicurezza, perché il super barbaro è come il peperoncino, ce ne devi mettere sempre un po' di più. E allora, spam selvaggio qua. Sì. Spam selvaggio qua. Qua proprio selvaggissimo. Non devi pensarci così tanto, fai solo danni. No, 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 non è vero. Non è vero. A parte che non ci ho pensato, nel senso... Sagello, ma perché Sagello? Vabbè, il plan mi è venuto subito. E quando il plan mi viene subito sono sempre molto fiducioso. Il problema è quando inizio a pensarci troppo perché il plan non mi viene. In quel caso ti iniziano a venire i dubbi, se il plan fosse corretto oppure no.
Ma in questo caso il plan mi è venuto subito, ve l'ho anche detto in diretta, l'abbiamo fatto in live, abbiamo studiato in live la base. Il problema adesso sarà l'esecuzione. Quello è sicuramente un altro paio di maniche. Una cosa è dirsi, una cosa è a farsi. A chiacchiere bravi tutti. Mo c'è da attaccare. Qual è il modo più veloce per migliorare gli eroi? Vabbè, modo più veloce. Fare quante più possibili war in CWL, cioè partecipare sempre alle Clan War League. Perché il miglior modo, il modo più veloce per migliorare gli eroi è sicuramente tramite le medaglie delle leghe. Quindi queste di qua. Comprando il martello degli eroi. Quindi focus sull'accumulare medaglie per comprare sempre il martello degli eroi. 2. Conservare sempre un libro degli eroi per quando finisce la stagione del pass, perché sai benissimo che ti arrivano le valangate di risorse e a quel punto quello è il miglior momento per utilizzare le risorse. Però è anche il momento in cui iniziano le CVL, quindi per questo sempre conservare un libro degli eroi. Poi, cos'altro? Bisogna farmare, vabbè, le risorse quelle si fanno. C'è poco da aggiungere. Allora, andiamo a fare un colpetto di qua e siamo quasi pronti. 7 minuti, arriva la bet. Gli equipaggiamenti li hai maxati? Beh, magari, zii, ma magari. Ma magari, come siamo combinati? A proposito, ora che abbiamo comprato un po' di medaglie, un po' di minerali. C'è ancora questa al 15. Tomo ristorativo al 15, me do. Questo ce l'ho ancora al 10 e sono due importantissimi. Allora, 2005 le butto qua e porto questo al 16. Un colpetto al guanto? No, perché abbiamo il fabbro di livello 9 che ci serve ed è in pro. Va bene, allora per ora va bene così. Per ora va bene così. Andiamo a richiedere il nostro CC. Stavolta con Furia, ok. Io volevo la Skelly Donut del Meddone, ma se volete organizziamo un FV, organizziamo una war amichevole e facciamo anche Skelly Donut. Più ci pensi, più hai dubbi. No, no, non c'è dubbio, fortunatamente, sta cosa. Fai dirigibile Yeti su Scattershot. Aspetta che intanto riprendiamo la base. Vediamo il plan che dice Timo Lime. Fai dirigibile e Yeti su Scattershot. Regina a scendere su TH. Che senso regina a scendere su TH? A salire, casomai. Regina a salire su TH, riacconvergere la regina esterna. Con le radici parte da ore 6 su monolito. Quindi tu vorresti splittare totalmente la regina che va sola. E le radici dall'altro lato. Allora, il dirigibile su Scattershot è fattibile. Il problema per poi mandare la Gwyn sul TH, devi prima svuotare tutto questo angolo, o questo, cambia poco. E soprattutto il danno che riceve la Yeti Bomb sullo scattershot è sicuramente molto più grosso. Cioè, se noi atterriamo in questo settore, dove c'è lo scattershot, prendiamo molti più danni, il che mi costringe ad investire una furia sulla Yeti Bomb.
mentre facendo una Yeti Bomb sull'arco X, non essendoci i danni dello scattershot, perché noi andremo un po' più su rispetto al target dello scattershot, in questo caso la furia me la vado a risparmiare. E quindi risparmiare una furia sulla Yeti Bomb è tanta roba, è davvero tanta roba. Come famigli usi sempre gli stessi o cambio esercito? Per questi due eserciti che utilizzo non cambio l'accoppiamento di pet. È quello lì. Per me è un accoppiamento quasi standard. L'unica cosa è il re, però col tricheco mi ci trovo bene. Come fai ad avere così tanti minerali? Ma in realtà non... dove li vedi? Non sono tanti. Sono quasi vuoto. Ciao Leo. Comunque i pet, gli accoppiamenti dei famigli e gli equipaggiamenti degli eroi, prima di attaccare in war, prima di attaccare in CVL, valutateli. Se cambiate strategia è normale che ci siano dei migliori accoppiamenti sia di pet che di equipaggiamenti. Per esempio, faccio un esempio. Allora, io in questo caso utilizzo due eserciti, parlando della Lega Leggenda. Uno è l'esercito di Queen Walk e spam radici, e l'altro è spam radici puro. Sullo spam radici puro sarebbe più opportuno andare a utilizzare il pupazzo guaritore sulla regina. Perché? Perché il pupazzo guaritore sulla regina mi va a spawnare dei guaritori che mi aiutano tantissimo. Però in questo caso non li cambio, perché dovrei cambiare equipaggiamenti ad ogni attacco e mi secca. Ho trovato questo equipaggio, questo set che con questi due attacchi va bene. Quindi ok. I TH13 che triplano i 16. Ma per triplare un TH16 con un TH13 devi avere... Due sono le cose. Una, devi avere le mani. Deve essere veramente forte. E la base non deve essere anche un granché. Allora, facciamo pronostico? Attacco CVL? Che dite? Pronostichino? Facciamo una bet. Da 0 a 80. Da 81 a 94 o da 95 a 100. Ok, avete 3 chance, 3 opzioni di bet sull'attacco in CVL. Chris, colore della luce. Mi dica pure che colore mettiamo. Cambiamo il colore, però abbiamo lo sfondo rosa. Pronostico aperto, durerà solo 2 minuti perché siamo quasi pronti ad attaccare. Blu tattico, ok. Blu tattico. Dai Mirko! Niente, niente da fare per Mirko. Ci va vicino, ma niente Tris. Cosa ha usato? Spam selvaggissimo. Niente Tris per Mirko. Va bene, va bene, va bene. È arrivato il momento di giocarmi i miei 10 punti. LOL. Come 10 punti? Ma basta che stai 2 minuti in live che ti arrivano le ricompense da 50. Come fai ad avere 10 punti, zii? Sei una ludopatica che betti tutti i punti e li perdi. Allora, nel frattempo che voi pronosticate, io devo sistemare sicuramente qualcosa. Tipo 4 super spacca con sto plan. A me non servono tutti e 4. A me anzi serve... Intanto, aspetta, intanto ne tolgo uno. E ci mettiamo un super barbaro. Ma 2 saranno più che sufficienti. Aggiungiamo qualche mongo.
Che poi il secondo è quello di sicurezza, tra parentesi. Aggiungiamo qualche... Ok, 7 super barbari, 5 mongo e un arcerino. Blimp per TH non ti piace? No. Non mi piace per tanti motivi. Il principale è il King. Se io vado a mettere il dirigibile, ipotizziamo una Yeti Bomb TH per come dice Berks Killer. Grande Silenzer! Abbiamo 6 triple, ho visto, ho visto. Ipotizziamo una Yeti Bomb su TH per come dice Berks Killer. Il blimp. Ipotizziamo che si apra anche proprio in zona Muni, proprio quasi attaccato al Muni. Ma che cosa c'è in zona Muni? In zona Muni c'è il King e noi sappiamo che le truppe che escono dalla macchina d'assedio vengono attratte dal King e dal castello del clan. Quindi cosa succede? Succede che probabilmente gli Yeti mi vanno sul re, mi mollano il TH e il TH neanche lo prendo e questo è il primo problema. Il secondo problema è che quella torre degli incantesimi si stana e probabilmente la Yeti Bomb viene danneggiata anche dall'avveleno. È vero che metti il dirigibile, magari sta pozza si spawna più o meno dove c'è l'altare del King, però ha un raggio che potrebbe ricoprire la Yeti Bomb TH, quindi sta Yeti Bomb TH qua no. No. Per questi motivi. Spero che di essere stato esaustivo nella spiegazione. Ok, la bet è stata fatta. Qualcuno ha bettato pesante sul 9500. C'è fiducia. Mamma mia, c'è fiducia sul meddone. Io spero di non deludervi. Poi, allora, 3% ha bettato da 0 a 80%. Il 31% ha bettato dall'81 al 94 e il 66% dei punti dal 95 al 100. C'è fiducia, ragazzi. Il voto è segreto. Non è vero, non è vero, c'è il numero accanto. L'ho visto che hai bettato 9500, zia. Lo vedo, l'ho visto. Come stiamo combinati? Stiamo 6-3, quindi questa la dovremmo portare a casa. Let's go! Allora, numero di mongo per il dirigibile 2 ed esattamente vanno messe su questa miniera di oro. Due mongo, aspettiamo un secondo, poi blimp. Si sta nel CC, la regina la andiamo a mettere più o meno davanti a questa miniera di oro. Qua ci metto un super barbaro, nel dubbio. Sì, con la regina che mi sale verso qua. Super spacca qui, qualche mongo. Bella. No, scherzavo. Devo utilizzare super barbari per questo cannone e poi le mongo per stanare l'avveleno. Super spacca, entrare qua, poi King a ore 12 e spam radici. Ok, it's time to go. Good luck to me. Andiamo. Ho le mani sudate. Non c'è. Ok. Apriamo. Il funnel c'è già. Regina. Apprendista sorvegliante, attenzione perché
quest'aerea potrebbe farmi girare da sotto, quindi devo mettere un super barbaro qua e magari giocarmi anche un maghetto su quell'aerea. Non so se ci arrivo. Perfetto. Due super barbari qua. Super spacca davanti muni. Sali, regina, sali, 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 bravo. Oh! Ok. Staniamo la veleno. Ah, la veleno si è stanata già. Meravigliosa. Bellissimo, abbiamo stanato la tornado. HH sul King. La partenza è come da pronostico. Qua ci metto un super barbaro per fare funnel al King. Si attiva l'aquila. Ok, 1,40, occhio al tempo. Siamo forse un po' corti col tempo. Furia, King, push. Perfetto. Sounds good. HH. Metto anche Warden. Siamo un po' corti col tempo. Siamo corti col tempo. Devo rushare quelle furie. Devo accelerare con le furie. Tesla stavano tutte dall'altro lato. Ma che fine hanno fatto le radici? No freaking way. Lento, lento, lento! Ah, sotto il 95! Ah, un altro quarto d'ora e chiudevo. L'aquila me l'ha scoppiata, porca miseria, porca miseria. Rivediamo, rivediamo. Sono stato lento. 9.000 punti andati, merda! Ma porca miseria! E io ho failato in war, zii! Failato in war, porca miseria! Tony Bomber, ti capisco! Andati a puttana! Lo voglio rivedere! Oh, che è successo? Porca miseria, ci mancava solo questo! Che è successo? Tirato il filo involontariamente. Ok. Tra l'altro le furie le ho dovute veramente accelerare, le ho praticamente buttate per velocizzare, perché non che in quei momenti io avessi avuto veramente necessità di mettere quelle furie, ne avevo tre. Dai, Napoleone però. Il plan è giusto, il plan è sicuramente giusto. Lo voglio rivedere perché quando non si tristella bisogna sempre guardare. No, lo sai che perché lo voglio rivedere? Perché la zona dell'aquila, io lo immaginavo che potesse succedere questa cosa, cioè che le radici facevano tutto il giro tranne l'aquila. Però
Però io avevo il secondo super spaccamuro in testa mia per mandarlo qui. Sai qual è stato il problema? Il problema è stata questa capanna. Perché il super spacca non mi ha aperto qua, perché qua c'era questa capanna. Se sta capanna maledetta fosse andata giù con la Yeti Bomb, il super spacca avrebbe aperto qua, la regina avrebbe avuto accesso al centro della base e il problema si sarebbe risolto. Serve una ripetizione da AR. Mamma mia, che infamoni, vi state scialando. State letteralmente scialando. Qua non ho gelo. Qua, dov'è la gelo qua, Medda? Dov'è la gelo qua? Guarda quanti errori si vedono. Qua dovevo gelare, dovevo gelare. Sta gelo qua dopo è stata troppo tardi. Dovevo gelare prima, dovevo gelare prima. Ok, che comunque il tempo sarebbe stato comunque un problema, però ho trovato un altro errore. Vabbè, vabbè. Io ti sto difendendo, dai, zia. Ma no, ma non è un problema, cioè. Ci sta, ma è giusto così. Cioè, ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni. Anzi, a me fa piacere che mi criticate. Facciamo FV? Visto che ci abbiamo ancora una mezz'oretta. Riusciamo a raccogliere 5 TH16 per una FV? Dai, ma mi dovete fare fondere con Aplo per una fusione? Cioè, io farei una fusione con, che ne so, con Carbon. Fusione con Carbon, fusione. Dici gli spoiler, è vero. È vero. Bravo Apocalypse. Bravo. Tu sì che mi hai ricordato una cosa importante. Ma io sono sicuro che molti di voi sta roba l'hanno già vista. È uscita oggi. Quindi in realtà non è così. Non è così nuova. Però, vediamo dov'è. Credo è su TikTok. L'hanno messa. Sì. E allora, TikTok. TikTok. Allora, facciamo così che famo prima. Facciamo così che famo prima. Allora. Clash of Clans. Facciamo così che famo prima. Dov'è? Bros. Clash of Clans. Oh. Allora. Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Fermi. Oggi Clash of Clans ha pubblicato questo reel. Did you do it? Metto un attimo pausa in questo momento, perché qua, in questo screen, con questo sottofondo, si vedono delle difese e degli edifici con dei nuovi livelli. Ragazzi, ci sono le capanne rosse. E questo monolito diventato scurissimo, e questo CC così, e questa aguilozza qua. Ragazzi, qua c'è uno spoiler quanto una casa. Cioè, qua hanno spoilerato probabilmente il prossimo update. Cioè, si vede un sacco di roba. Quindi, capanne,
Monolito, Aquila e CC avranno un nuovo livello, ragazzi, avranno un nuovo livello. Qualcuno mi diceva anche... Che roba è quella lì sotto con lo sfondo verde? Credo che sia la Pet What did it cost? House. Ok? Quindi da questo reel su TikTok la Supercell ha spoilerato il prossimo update. Tommy dice finalmente diventa bilanciato sto TH16. Beh, speriamo di sì, nel senso che ci vuole sempre un po' di tempo. È sempre stato così. Che poi bilanciare diventa sempre... È sempre stato complicato. Non sono pronta io, ma non sono pronto neanche io. Ma io infatti, cioè... Ma hanno messo il turbo. Ma hanno messo il turbo. Ma si può andare così veloci con gli update? Ma non è mai stato così in 13 anni che gioco a Clash of Clans. Stanno tirando fuori una marea di contenuti. Da un certo punto di vista è buono. Perché, ragazzi, non dimentichiamoci mai, e chi è un giocatore da anni lo sa, che una delle cose più brutte su Clash of Clans è la situazione di endgame, cioè in cui tu sei tutto completamente maxato e vai ad aspettare il prossimo update. È anche vero che Clash of Clans è sempre stato un gioco infinito sotto quel punto di vista, quindi sempre muratori, cioè il bello all'inizio quando abbiamo scaricato quel Clash of Clans, no, il bello era mettere i muratori, aspettare, gestire le risorse, quindi ok. Però mi sa che hanno messo veramente il turbo. Una cosa che voglio a proposito di questo argomento, volevo dirvi che non fatevi venire l'ansia. Perché? Perché, ripeto, Clash of Clans è sempre stato basato sui miglioramenti. Se non abbiamo più miglioramenti da fare, ragazzi, poi ci annoia. Quando sei tutto maxato, poi ti scoccia. Ti scoccia, quindi ci sta. Poi, secondo me, come ho detto anche già qualche mese fa, durante le live dei mondiali in cui se ne è parlato, poi, secondo me, nella seconda fase dell'anno si calmeranno un po'. E lasceranno il full TH16 per magari 6 mesi, anche perché ricordiamo che la Supercell ha annunciato che voleva fare un municipio ogni anno. Ok? E per fare un municipio ogni anno chiaramente devono in un certo senso accelerare, però faranno magari i primi 6 mesi in cui completano tutto il TH e poi nei restanti secondo semestre vanno magari a mettere dei miglioramenti sul BH, dei miglioramenti sulla capitale, perché anche la capitale, ragazzi, è un po' che non prende un update. Quindi secondo me anche la capitale ha bisogno di nuovi contenuti. Quindi sotto un certo punto di vista comunque sono contento, quindi non fatevi prendere dall'ansia di dovervi maxare velocemente a tutti i costi. Poi si gioca, ognuno gioca nelle proprie possibilità, non dovete per forza maxarvi a bestia, potete anche giocare tranquillamente. Come io gioco a Clash Royale tranquillamente, cioè non sono maxato, loro tirano fuori 1000 aggiornamenti. Io mi farò sempre quelle 2 partite al giorno quando sono sul trono di spade. Basta. Poco più o poco meno. Io ho vari TH, 9, 10, 11, 12, maxato però non ha senso secondo me andare avanti anche perché non arriverò mai a maxarmi completamente, non ho tempo, ora gioco solo competitive, però allo stesso tempo vorrei avere un TH16 max. Il problema principale di tutto questo, lì anche qua devo ringraziare
Tommy per questo intervento, perché questo secondo me è uno dei problemi principali. Perché? Perché i giocatori di Clash of Clans, nel non so che percentuale, ma nell'80% dei casi, hanno più di un account. E una cosa è avere un account e giocare su un account, una cosa è giocare su tanti account. Il problema sta negli equipaggiamenti, raga. Dover fare gli equipaggiamenti su 4-5 account, e lì diventa molto problematica come situazione. Quindi questo modo di evolvere il gioco sotto un certo punto, sotto questo punto di vista del multi account, è un problema gigante, perché nessuno poi potrà avere gli equipaggiamenti maxati su tutti gli account, a meno che non si gioca per lavoro, si fa tutto il tempo a giocare, che sto combinando io nel frattempo non si sa. E lo sto notando per prima cosa sulla mia pelle. Il mio secondo, il mio terzo, ancora peggio il mio quarto account, non avrà gli equipaggiamenti max. Però a un certo punto chi se ne frega, nel senso, godiamoci il gioco per quello che è, senza avere l'affanno di dover maxare gli equipaggiamenti di corsa o dover fare le corse per arrivare al TH max. Prendete il gioco con più tranquillità. Diversa è la situazione per chi gioca competitive a livello eSport. Lì purtroppo ce devi sta sotto, devi giocare come un disperato, ed è sempre stato così e sarà sempre così. Per i giocatori eSport è un bel problema. Cioè devi shoppare. Giocatori eSport a livello competitivo sono costretti a shoppare, perché devono avere la base maxata, devono avere gli equipaggiamenti maxati, perché gli equipaggiamenti maxati a quei livelli lì fanno la differenza. Ma se giocate la CVL a Master 2 o a Campione 3 o a Cristallo, tutta sta fretta di dover maxare, non c'è problema. Quindi questo è il mio è il consiglio del meddone che gioca da 12-13 anni. Ok? Bene, bene. Siamo quasi arrivati. Questo lo andiamo a sistemare. Questo facciamo così. No. Blimp e caserma. Il boost è terminato. Che mi manca una pozza? Sì, qua mi manca la Indy. Ok. E siamo praticamente arrivati anche alla fine della direttina. Io spero che vi siate divertiti questa sera. Anche a C1, è vero. Io gioco da quando TH9 era il max. Che anno era? Era il primo anno. Quando uscì il gioco, il TH più alto era il 9. Dopo neanche 6 mesi uscirono già con meno di un anno, uscì il TH10 con le torri infernali, che era uno spettacolo. Era uno spettacolo. Il tuo pronostico era per questo attacco. Che buffone! Che buffonazza! Bene, allora, prima che scappiate, vi ricordo un po' i prossimi appuntamenti, perché comunque al di là di queste live fatte quando il meddone ha disponibilità di tempo e riesce, al di là di questo, chiaramente vi porterò in live le fasi finali del torneo mondiale per quanto riguarda le qualifiche, che si giocheranno nei prossimi weekend, non questo. E oltre questo poi vi porterò in live chiaramente le prossime finali di eGames ITCL, il torneo tutto italiano con 500 euro di prize pool. Vi avviserò sempre tramite i social network, tramite Instagram, tramite soprattutto Discord. Le serate così però ci saranno, perché io in queste serate mi diverto probabilmente tanto quanto l'eSport in questo periodo. Perché la vostra compagnia mi rilassa tanto, mi scioglie.
Medda, spendi due parole sul video di YouTube di COC, pugilato, eccetera. Di che parli? Quale video COC pugilato? Mi sono perso qualcosa? Non dimenticatevi a seguirmi chiaramente anche su YouTube, perché quando usciranno gli sneak peek le pubblicherò ovviamente i nuovi video su YouTube. Mi dispiace che io purtroppo non ho potuto fare il video di presentazione della skin di questo mese, ma realmente sono stato impossibilitato. La migliore combo di equipaggiamento per gli eroi. Ciao Dark Cruise, sport uguale ippica, effettivamente non c'è molto da commentare, purtroppo sì. Dipende dalle tue strategie, rispondo a Mulligan e poi ci salutiamo. Dipende da quale strategia vai a utilizzare. Io utilizzo questi di equipaggiamenti. Allora, Furia, Gemma della Furia e Guanto del Re vanno bene su tutto. Su tutte le combo questi due equipaggiamenti sono top. Per quanto riguarda la regina, freccia congelante più invisibilità se fai Queen Walk. Se non fai Queen Walk, allora pupazzo guaritore più invisibilità. Per quanto riguarda il sorvegliante, tomo eterno, quello non deve mancare mai. E poi accoppi o la furia, quindi o la gemma della furia o il tomo ristorativo in base alle pozioni che ti vai a portare nell'esercito. Per quanto riguarda la campionessa Royale, i due nuovi equipaggiamenti sono sicuramente migliori di quelli standard. Se poi devi sacrificare un equipaggiamento della campionessa Royale, rinuncia allo scudo. Ok, che dire ragazzi, grazie, perché anche questa sera eravamo in tanti, più di 50 persone in una live in cui non abbiamo annunciato nulla, non abbiamo portato eSport ed è davvero uno spettacolo. Grazie davvero a tutti. C'è qualcuno che porta Clash of Clans? Facciamo casomai anche un Raidonzo style? Andiamo a fare raid su... Ah no, c'è Gigino! Andiamo a fare raid su Gigino! Tutti da Gigino! Dai, yeah. Buona serata ragazzuoli, mi raccomando il code VAMOS, non ve lo dimenticate, buona continuazione, VAMOS! A presto! Oh, oh,